Ciao, io sono Pasquale. Qualche giorno fa ti ho parlato della mia strategia a lungo termine e che ho costruito sui toro, che anzi continuerò a costruire mediante un piano di accumulo capitale, sui tre ETF in particolare di cui ti avevo parlato nel video precedente. Qui a video puoi vedere come il portafoglio sta performando e trovi anche un'azione Disney perché avevo messo un ordine limite su questa azione ed è partito. Per cui sarà solo semplicemente un trading veloce, non farà parte della strategia a lungo termine. Però poi mi sono detto, perché non presentare anche qualcos'altro? Ad esempio, quali altri ETF potrebbero essere utilizzati per una strategia a lungo termine? Per cui oggi ti voglio dare le mie tre scelte di tre ETF da poter tenere in considerazione per un piano a lungo termine come quello che ho creato io per me, tenendo sempre in considerazione che sono solo delle valutazioni personali. E per cui non sono assolutamente un consiglio finanziariario di investimento, in quanto Pasquale Riganello, cioè io, sta alla consulenza finanziaria come il due di bastoni sta quando alla briscola e di denari. Comunque, ti ricordo che eToro è il broker che utilizzo per questa strategia a lungo termine e per cui puoi trovare il link affiliato qui sotto in descrizione. Ci guadagniamo sia io che te e diciamo non spendiamo qualcosa in più. Prima di iniziare, come sempre, volevo ricordarti che di certo non ti farà dimagrire, ma è comunque un modo molto semplice per risultare bello e sexy, la scelta di iscriverti a questo canale, cliccare la campanella delle notifiche, lasciare un bel mi piace e condividere il video. Oltre al fatto che in qualunque momento della tua giornata potresti anche andare a sostenermi su Patreon. Bene, volevo iniziare a parlare dell'ETF che ho già nel mio portafoglio e che puoi vedere qui, il VTI della Vanguard. VTI sta per Vanguard Total Stock Market. Come tutti gli ETF che ti propongo in questo video, nessuno è armonizzato e per cui anche il VTI. Il VTI investe nel mercato statunitense ed sarebbe questo qui che trovi su eToro. E qui c'è la pagina di Vanguard, per cui proprio la pagina dell'emittente di questo ETF. Bene, andiamo a investire in tutto il mercato statunitense. Quando intendo tutto, intendo veramente tutte le aziende USA o quasi. Le aziende in cui investi addirittura sono 3.585 diverse, per cui praticamente tutto il mercato americano è presente in questo ETF. Le prime 10 aziende, te le faccio vedere subito, eccole qui. Le trovi qui, nella pagina appunto dell'emittente. Sono praticamente quelle più importanti e quelle più capitalizzate. Troviamo infatti al primo posto Microsoft, poi c'è Apple, anzi Apple, per pronunciarla bene all'inglese, Amazon, Alphabet, che sarebbe Google, e così via. Queste prime 10 aziende, sono le 10 largest holdings, come dice qui sopra, sono il 22,4% del totale di questo ETF, per cui quasi un quarto di tutto il portafoglio è investito in queste 10 aziende. Se andiamo alla pagina di overview nuovamente, andiamo a scorrere in basso, andiamo a vedere quanto è grande questo fondo. 300, 736,8 miliardi di dollari. E come vedi contiene 3.535 aziende, come dicevo prima. Per cui si tratta di un fondo veramente enorme. Un'altra cosa che fa rabbrividire di questo fondo sono i costi, che sono veramente, veramente bassi. Se andiamo a salire su, sempre nella stessa schermata di overview, andiamo a vedere che l'expense ratio di questo ETF è solo dello 0,03%. Praticamente è pochissimo. È un po' tutti gli ETF della Vanguard costano poco ed infatti adoro questo provider. Se non fosse che la maggior parte di loro non sono armonizzati, o perlomeno quelli che piacciono a me non sono armonizzati, io sicuramente avrei voluto sposare John Bogle. Le performance di questo ETF, come di tutti gli ETF che ti presento e in generale di tutto il mercato, è stato rovinato dalla problematica della pandemia che si è presentata in questi ultimi mesi. Ma questo ha effettivamente dato problemi a tutto il mercato mondiale, per cui non terrei in considerazione questa particolare pandemia, se non come un fatto eccezionale, qual è la situazione globale per il rendimento di questo ETF. Ciononostante, considerando la pandemia in corso, il fondo ha reso sopra la media del mercato totale. Tra l'altro, il rendimento di questo ETF è maggiore rispetto a quello dello SPY, lo Standard & Poor's 500, perché avendo anche delle aziende a piccola e media capitalizzazione si riesce un po' a bilanciare meglio. Infatti, se puoi vedere da questo backtest di portafoglio asset allocation fatto con portafoglio visualizer, escludendo, per cui togliendo la pandemia e fermandoci al 2019, possiamo vedere che a parità di drawdown il rendimento è stato maggiore, con un CAGR dell'11,7% contro l'11,36% dello SPY,
Ma se andessimo ad includere anche la pandemia, cioè mettiamo fino al 2020, anche in questo caso, pur perdendo tantissimi soldi per il picco negativo che si è venuto a creare, possiamo vedere che ha performato meglio e ha comunque avuto delle performance simili in termini di drawdown. Bene, passiamo al secondo ETF, il VEU, Vanguard FTSE All World ex US. Questo ETF è un fondo sempre di Vanguard che investe in tutto il mondo mercato azionario, escludendo completamente il mercato statunitense. Andiamo sul sito emittente. Anche qui l'expense ratio è molto basso, con un 0,08%. Io lo dicevo che John Bogle è il mio idolo. Il rischio potenziale di questo ETF è di fatto superiore a quello del VTI, di quello che abbiamo visto in maniera precedente, in quanto in questo paniere sono presenti anche dei titoli azionari di mercati emergenti. E se andiamo a vedere qui la portfolio composition, andiamo a vedere che il 23,2% sono mercati emergenti, il 41% sono Europa, il 29% il Pacifico. E poi c'è anche un 5,7% di Nord America, che in questo caso non sono Stati Uniti appunto, ma si tratta di prevalentemente Canada. Le 10 holdings più grandi qui sono il 12%, per cui una composizione molto più bassa. Il fondo ha circa 32 miliardi di dollari in gestione e 3.430 stock, per cui anche questo è un fondo molto alto. Come puoi vedere qui, le 10 holdings più grandi sono Alibaba, Nestlé, Tencent, Roche, per cui tutte aziende di una presenza eccezionale in ambito mondiale, ma appunto non sono statunitensi. Se andiamo a vedere come sono divise queste azioni, in termini di nazionalità, andiamo a vedere qui in alto che la maggior parte sono Cina, Giappone, anzi Giappone, Cina e Regno Unito. Queste tre nazioni vanno a comporre assieme circa il 39% di tutte le aziende presenti in questo ETF. Con la presenza del mercato emergente, le performance potrebbero essere migliori del VTI, ma la volatilità, come si può vedere dal grafico, è particolarmente alta, e andiamo subito al grafico, rispetto al VTI. E per cui anche la possibilità di andarsi a trovare con delle grosse perdite o drawdown è maggiore. Se andiamo a fare un backtest, in questo caso, e per cui sostituiamo il VEU rispetto al VTI di prima, andiamo a vedere che effettivamente questo ETF ha reso molto ma molto meno rispetto a quello che ha potuto rendere il VTI e anche lo Standard & Poor's 500 in questa pandemia, con dei drawdown maggiori e dei rendimenti minori. Se andiamo a escludere anche qui il 2020, per cui la pandemia, notiamo che anche in questo caso i rendimenti sono stati peggiori. Perché l'ho inserito però? Perché avendo una grossa fetta di mercati emergenti si potrebbe andare a verificare la situazione nel tempo che questo ETF possa andare a rendere in maniera migliore rispetto all'altro. Il terzo ETF di cui ti voglio andare a parlare non è di Vanguard. Sei stupito, vero? Bene anch'io da questo. È della BlackRock e si tratta in particolare del ticker AOR o AOR, che non è un genere musicale di rock progressive degli anni 70 o 60, ma è un prodotto chiamato iShares Core Growth Allocation ETF. Sempre nomi corti fanno questi, porca miseria. L'ETF in questione cerca di replicare un indice composto sia da un comparto azionario che da uno obbligazionario. Infatti lo specifica anche qui eToro. Tra l'altro tutti questi tre ETF li trovi su eToro, eh? Questa è una pubblicità regresso o progresso, dipende da se ti iscrivi col mio link affiliato oppure no. Comunque, lo fa in pratica essendo un ETF di ETF. E se andiamo sul sito della BlackRock, per cui sull'iShare in questione, andiamo a vedere che questo ETF è un ETF che ha delle caratteristiche piuttosto particolari. Prima di tutto ha circa 1.300 milioni di asset sotto gestione e investe solo in 7 differenti ETF diversi, mentre lascia altri due asset allocati come cash, per cui alcuni sono in un fondo Money Market Management e l'altro è vero e proprio cash. In realtà questo è solo uno 0,13%, per cui veramente pochissima roba. Se andiamo a vedere la composizione invece del portafoglio di questi 9 asset totali, 9 posizioni diversi, ci sono due ETF obbligazionari che coprono all'incirca il 44% dell'esposizione totale. Mentre, a parte appunto lo 0,13% di cash che dicevo prima,
La restante parte è composta da 5 ETF azionari di varie tipologie del mercato americano, sia nel suo indice maggiore, lo Standard & Poor's 500, ma c'è anche del mercato emergente, il mercato internazionale non emergente, ma troviamo anche le small and medium cap del mercato statunitense. Per cui si tratta di un prodotto profondamente strutturato, quasi come se fosse un robo advisor, quali ad esempio Money Farm o ETF Matic che ho recensito qualche tempo fa. È un ETF rispetto ai due prodotti della Vanguard precedenti, cioè il VTI e il VIU, che ha un expense ratio piuttosto alto rispetto a quei due, e lo andiamo a vedere subito nei fee, di 0,25% netto, mentre lo 0,31% è lordo, ma ovviamente rispetto a prodotti presenti sul mercato è comunque un expense ratio piuttosto basso, anche se comparato ai due VTI e VIU che ho presentato precedentemente, è abbastanza alto. Come dicevo prima, ha sotto management 1 miliardo e 300 milioni di dollari, bruschette, come direbbe Elio e le sue teste nella canzone Servi della Gleba. Comunque, l'esposizione è per il 61% sul mercato americano, ma questo include anche la parte obbligazionaria, per cui non si tratta del 61% americano azionario e basta. Le restanti porzioni sono molto frazionate. Bene, se ti va di provare questi tre ETF in demo, potresti iscriverti a eToro con il link affiliato qui sotto, magari studiarli per bene per conto tuo. Ti lascio in descrizione anche i tre link degli ETF e del sito degli emittenti, in modo che anche tu ti possa andare a leggere tutte le caratteristiche in maniera molto più approfondita. Inoltre, se ti va, ti puoi andare anche a fare dei backtesting col tool di portafoglio Visualizer, come ti feci vedere nei video precedenti. Vedi che utilizzo anche i verbi per bene, ho detto feci vedere la volta scorsa, avrei potuto dire come ti ho fatto vedere. Comunque, quando ti parlai della mia strategia di investimento, lasciami un commento qui sotto e fammi sapere di cosa ne pensi di questi tre ETF, se li conoscevi già, se avevi già in mente una strategia a lungo termine con questi tre ETF, o se ci hai già investito e se ci sta, o se stavi pensando di farlo per conto tuo, se li avevi studiati o presi in considerazione. Bene, scambiamoci delle opinioni in merito e se il video ti è piaciuto, distruggi il pollice in su, iscriviti al canale e clicca la campanella delle notifiche. Per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!